Ben ritrovati amici di Hellas1903.it. Questa sera, perché è sera del 2 di luglio, ciao Matteo. Ciao Andrea, ciao a tutti. Ci troviamo a fare il punto della situazione del calciomercato del Verona su questo splendido tavolo di subbuteo qui al Madigan's Pub di via San Nazaro. E allora Matteo, volevamo illustrare anche proprio tramite questo gioco storico, anzi qui ti chiederei subito quando è nato questo gioco e la storia di questo gioco. Ce ne parliamo magari in un'altra sede, però... Dici solo da quanto esiste, dai. Ormai siamo oltre il mezzo secolo, 70 anni, subito, poi in Italia, magari noi una generazione non proprio la nostra, magari quella leggermente prima, leggermente però abbiamo fatto tempo a godercelo anche lui. Sicuramente un gioco storico, è ancora attuale, e il submercato, insomma, vi proponiamo questa sera per capire il Verona come si sta muovendo. Matteo, partiamo dal portiere, è confermato Rafael, ma attenzione perché piace molto Luca Pegolo. Sì, Rafael sicuramente incedibile, Pegolo nella lista dei candidati per affiancarlo, per giocarsi il posto titolare, c'è, attenzione, anche Neto, non c'è Rosati, perché Rosati probabilmente andrà al Sassuolo, quindi aspettiamo un ok per il ritorno di Gianluca Pegolo, sicuramente primo candidato a ruolo di portiere del Verona con Rafael. Nel 4-3-3 di Mandorlini andiamo sul terzino destro e chi abbiamo in pole? Eccolo qua, momento. Confermatissimo Fabrizio Cacciatore. Salutiamo Fabrizio Cacciatore. Con il sogno però che si chiama Cristian Sapunaru, che si svincola dalla Saragozza. Il problema qual è? È l'ingaggio, è lo scoglio da superare. L'intesa di massima c'è, però ci vogliono ancora dei danari per trovare la quadratura del cerchio. Il Verona è sotto comunque. L'ambizione è lui, se no ci può essere, anzi, come idea, Perico del Cagliari. È arrivato Gonzales, centrale destro o sinistro per lui, ha detto che non fa differenza. Salutiamo anche il nostro nuovo amico Gonzales. Secondo te dove poi verrà schierato? Vabbè, possiamo metterlo lì a destra a sto punto. Beh sì, può essere Gonzales, attenzione, qui può esserci anche naturalmente Maietta, alternative non mancano, non mancheranno. In difesa il Verona si sta portando molto avanti con la preparazione della squadra per il prossimo anno, per la prossima stagione, come pure per l'altro centrale. Moras sembra invece destinato a tornare in Grecia, c'è la conferma di Bianchetti, grande europeo under 21 per lui. E attenzione, tra l'altro la chioma bionda direi che è adeguata, forse chioma bionda, aspetta, facciamo vedere la chioma bionda. Eccola qua. Eccola la chioma bionda. Quella di Matias Kais, argentino, Racing Avellaneda. Se Gonzales è molto veloce, come pure Maietta, come Bianchetti, grande fisico, grande carica atletica. Andiamo? Terzino sinistro. Terzino sinistro, potrebbe essere... Attenzione, qui la nazionalità potrebbe essere... Svizzera in realtà. In realtà è Svizzera, è vero. Svizzera, camerunese però, Mubanje, De Servette. È un'ipotesi interessante, sicuramente vedremo. Non male questo Mubanje, sicuramente. Assolutamente, è un giocatore che è valutato dal Verona, è considerato, come d'altra parte è considerato anche Simon Poulsen del Sampdoria, ma ricordiamoci che poi un grande impatto sulla stagione scorsa del Verona ce l'ha avuto altro confermatissimo, Agostini. Alessandro Agostini. Naturalmente. Quindi, titolare consideriamo lui. Attenzione a questa pedina! Attenzione a questa pedina del Subbuteo, perché qui potrebbe arrivare una rivoluzione che nessuno si aspettava, smentita anche da Setti in origine, Giorginio incedibile, e invece proprio Giorginio è sul mercato, la pista è quella dell'Inghilterra. È la pista soprattutto quella del Liverpool, attenzione, poi Setti mi ha detto incedibile, però di fronte a certe offerte non c'è più, non c'è sicurezza per la permanenza di nessuno, ecco, se arrivasse veramente... Poi nel dettaglio questa richiesta si concretizzasse di 8 milioni di sterline, 9 milioni 300 mila euro per Jorginho, il Verona traballerebbe tanto, anche perché con quell'incasso, cash, parliamo proprio di soldi liquidi, si potresti fare veramente pressoché tutto il resto del mercato, perché questo è un fatto importante. Poi attenzione. Ed è proprio qui, come direbbe Alberto Angela, che potrebbe arrivare chi, Matteo? Potrebbe arrivare, attenzione, è già arrivato Massimo Donati eventualmente per Massimo Donati davanti alla difesa,
l'alternativa può essere lui, perché Jorginho lo abbiamo messo qua, possiamo metterlo anche qua come mezzo destro, certo. Mezzo sinistro per ora Emil Alfredson. Il sogno invece per tutti questi tre ruoli, perché li può fare tutti, infatti, è Michael Bradley, naturalmente, che prima lo vedrà Rudy Garcia in ritiro, lo aiuteranno, vedremo Garcia che dirà Garcia, e poi se gli andrà bene, se c'era spazio resta a Roma, se no il Verona. Sogliano è pronto, il Verona è pronto a Bradley anche. Sogliano lo chiama, ha detto che chiama Sabatini, direttore sportivo della Roma, ogni tre giorni. Magari adesso se iniziasse a chiamarlo anche ogni tre ore, magari si stufa Sabatini e cede Bradley al Verona. Sicuramente, sicuramente. Parliamo di Perez, perché c'è naturalmente Diego Perez, grande alternativa. Allora, lo stesso procuratore di Gonzalez, Daniel Delgado, che ha dato una bella apertura di credito al Verona. Adesso è finita la Confederations Cup, sono finiti gli impegni internazionali, e, cioè questi impegni internazionali per Perez, che sicuramente non rinnoverà col Bologna, quello che ho capito l'ho chiuso, quindi per il Verona c'è, il Verona torna all'assalto di un calciatore conosciuto molto bene da Setti, molto stimato da Setti, molto apprezzato da Sogliano, sono loro a fare la squadra, particolarmente Sogliano, e Perez potrebbe esserci sul serio questo Verona. Tridente d'attacco, partiamo dalla destra, probabilmente confermato, comunque sicuramente la chance per la A ce l'avrà Gomez. Gomez, ecco, questo sicuramente l'intoccabile, appunto, l'argentino, pronto a dimostrare il proprio valore anche in Serie A, grande occasione per lui, ci sarà sicuramente, però poi ci sono... Diciamo che se questi reparti, difesa, centrocampo, tanto è stato già fatto, tante pedine sono già state mosse, negli altri reparti c'è ancora tanto da lavorare. C'è molto da lavorare, sappiamo che gli attaccanti tra l'altro sono veramente i pezzi pregiati e richiesti dal mercato, e potrebbero anche prolungarsi queste trattative addirittura ad agosto inoltrate. Certo. Il Verona si trova il 10 luglio, ma tante cose naturalmente andranno nella loro posizione, probabilmente anche più avanti. Per adesso la certezza è Caccia, qua, al centro. Caccia. Caccia. Poi le ambizioni. Il Verona aspetta Toni, che dovrebbe Toni, che arrivare. Una risposta da là, è l'accordo di massima, c'è, però bisogna vedere. Dovrebbe avere il telefono anche lui. Insomma, presumiamo proprio di sì, vedremo cosa dirà Sogliano al Verona. E poi mettilo qua. Aris Seferovic. Sempre bene ci sta. 2,5 milioni di euro per la metà richiesti dalla Fiorentina. Sono giocatore assolutamente che credo. Di grande prospettiva. Che credo, insomma, un allenatore non può non gradire, il poter plasmare in Serie A un calciatore del genere, che abbiamo visto in Bima con delle potenzialità, e gli intenditori del pallone questo stanno a vedere per poter esplodere anche nella massima serie. Ultima cosa, qui centravanti può starci anche di Borcozza. Claudio Lotito lo cede dalla Lazio. Di sicuro qua invece non ci sarà Nicolas Castillo, che costa uno sproposito. Cosa piace a Sogliano, questo possiamo dire. Che piace a tutti anche lui. Piace a tutti e anche a lui. Bene, Matteo, questo submercato speriamo sia piaciuto. Ah, facciamo pure. Ecco, fai il gol. Gol di mano. Gol da Villano. Noi ringraziamo il Madigans, che è stato chiuso, anzi aperto solo per noi nell'occasione. Vi invitiamo anche qui a bere un'ottima birra, e dal submercato è tutto. Matteo, alla prossima. Ciao. Alla prossima, ciao. Ciao.